Buongiorno a tutti. Pandora TV segue da vicino la questione del 5G, l'Internet delle cose, con una rubrica settimanale che va in onda tutte le domeniche che si intitola 5G, la grande minaccia. Anche per questo motivo abbiamo deciso di intervistare in questo periodo di pandemia il professor Maurizio Martucci, che è presidente dell'Alleanza Nazionale Stop 5G. Buongiorno, professor Maurizio Martucci, che ci sente via telefonica, e benvenuto in Pandora TV. Buongiorno, perdonami, sono professore. Grazie. Ok, dottor Maurizio Martucci, allora. Dottor Martucci, io inizierei con una domanda su Gunther Pauli. Gunther Pauli è uno scrittore, un economista, spero che l'accento sia di pronuncia sia quello giusto, ma soprattutto in questo momento è consigliere economico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E qualche giorno fa, ha lanciato un tweet in inglese nel quale affermava che il 5G può essere correlato alla diffusione, quindi non alla creazione, ma alla diffusione del Covid-19. Il tweet recitava testualmente: "La scienza deve dimostrare e spiegare causa ed effetto. Tuttavia, la scienza osserva innanzitutto le correlazioni, fenomeni apparentemente associati. Quindi applichiamo la logica scientifica. Qual è stata la prima città al mondo coperta dal 5G? Wuhan. E qual è stata la prima regione europea del 5G? Il Nord Italia." Quindi, dottor Martucci, anche lei sostiene questa tesi? Ma secondo me Gunther Pauli ha detto e scritto qualcosa di altamente importante e significativo. Il problema è che in Italia si tende sempre a sminuire con delle boutade di bassissimo profilo quello che invece possono essere degli spunti interessanti per approfondire dei temi che meritano sicuramente un approccio molto più approfondito. Su questo proprio gli effetti sociosanitari dell'irradiazione permanente ubiquitaria del 5G. Proprio perché esplorate, proprio perché non esistono studi preliminari di settore per una valutazione sanitaria, non sappiamo a cosa si può andare incontro con questa nuova tecnologia che non ha precedenti nella storia dell'umanità. E una sovrapposizione di mappature tra il rollout, il lancio del 5G in Cina, precisamente la città di Wuhan, e quello che è avvenuto in Italia, precisamente nel nord, nella regione Lombardia, che sono le zone che hanno avuto un insediamento primario e soprattutto massiccio di tecnologia 5G, lascia aperto il punto interrogativo. Quindi Gunther Pauli ha fatto bene a dire questo, anche perché esistono diversi studi, esistono diverse anche documentazioni medico-scientifiche che dicono di poter ipotizzare questo tipo di abbinamento 5G Covid-19. Voglio ricordare uno studio del 2011 dell'Università della Turchia che parla apertamente di danneggiamento dei tessuti del polmone con un'irradiazione a 900 Hz, megahertz, pardon, quindi parliamo di tecnologia 2G. Quindi uno studio di ben 9 anni fa già attesta questo tipo di situazione. L'ultimo studio pubblicato pochi giorni fa dal George Institute, un istituto molto rinomato, importante dell'America, dove Ronald Kostoff, che aveva studiato in passato già la SARS, aveva studiato anche altre pandemie virali che hanno colpito nel passato la popolazione mondiale, ebbene lui ha portato 38 studi in cui si evidenzia la possibilità di poter trovare una correlazione tra 5G e Covid-19. Lo stesso ha detto anche Legevanzio, Karolinska Institute di Svezia, tra i più famosi al mondo nello studio dell'interazione degli effetti sanitari del 5G sull'organismo vivente. Ebbene, lui ha parlato di immunodepressione, ha parlato anche di antibiotico resistenza. Sono tutti indizi, sono tutte quante segnali che portano ad un sospetto di correlazione. Quindi, secondo me, piuttosto che sminuire come fosse una bufala questo tipo di ipotesi, bisognerebbe chiedere alla scienza libera e indipendente, sganciata da conflitti di interesse con l'industria, di approfondire esattamente l'ipotesi di questa connessione. Tutto questo per dire cosa? Per dire che c'è bisogno di una moratoria, proprio perché non sappiamo dove
potremmo finire con questa nuova tecnologia, per quale motivo continuare nel rischio? Questi studi che lei ha citato sostanzialmente cercano di provare la vulnerabilità di un organismo indebolito dalla sommatoria di 5G, 4G, il Wi-Fi, eccetera, eccetera. Esatto. Ok, quindi anche per questo lei, oltre alla moratoria, chiede anche una commissione d'inchiesta al Parlamento italiano per valutare la correlazione tra l'indebolimento del nostro sistema immunitario, il 5G, e la diffusione del coronavirus, se non erro. No, questo è fondamentale, non lo dico io, ma lo dice McDavass, che è una ricercatrice canadese tra le più importanti al mondo, la quale proprio nei giorni scorsi, incalzata da quanti le chiedevano un'opinione sulla correlazione 5G e coronavirus, lei ha detto apertamente che ci sono prove schiaccianti degli effetti dannosi delle radiofrequenze come danno al sistema immunitario, così come ci sono prove schiaccianti sull'influenza del sistema nervoso autonomo per quanto riguarda anche la variabilità della frequenza cardiaca. Insomma, abbiamo dei dati importanti che non possono più essere sottaciuti e messi in disparte. Quindi è fondamentale che le istituzioni, in primis il governo, ma di riflesso anche il Parlamento italiano, ci cioè auspichiamo quanto prima possano essere riaperte le camere nostrane, possano istituire una commissione d'inchiesta trasparente, senza conflitti di interesse, composta da personaggi slegati dall'industria della scienza che possano approfondire quello che è il 5G e soprattutto quello che può essere la sommatoria di varie radiofrequenze, anche perché non dobbiamo dimenticarci che il 2G, il 3G, il 4G, il Wi-Fi, i ripetitori WiMAX, cioè tutto quello che nel pregresso negli ultimi 20-30 anni è stato installato sul nostro territorio nazionale non verrà dismesso. Quindi tutta la precedente tecnologia continuerà a funzionare, in più avremo, e già purtroppo in molte zone d'Italia, tra cui quelle del nord, già sono in funzione la tecnologia del 5G. Lei pensa che ci siano le forze in Parlamento per poter instaurare questa commissione d'inchiesta? Dall'ultima legislatura, quindi già dal primo governo Conte e poi col Conte bis, che come Alleanza Italiana Stop 5G stiamo chiedendo in maniera insistente al governo e al Parlamento di muoversi in questa linea e soprattutto abbracciare e sposare quello che è il principio di precauzione sancito dall'Unione Europea. Il problema è che le forze politiche tendono fondamentalmente a fare un'azione che è in contrasto, se non in divergenza, rispetto a quelle che sono le richieste di ampia parte della comunità medico-scientifica, oltre che di ampia parte della popolazione italiana, che chiede di difendere in primis la salute pubblica. Purtroppo, nonostante ci siano state oltre 10 interrogazioni parlamentari, nonostante sia stata presentata lo scorso anno una mozione in cui veniva chiesta una moratoria nazionale per fermare il 5G, ebbene, nonostante questo, il governo è deciso di andare avanti, le forze politiche principali di maggioranza e opposizione continuano ad andare avanti sul 5G, anche perché intorno a questa nuova tecnologia ruota un business planetario considerevole. Basti pensare che l'Unione Europea ha stimato in 150 miliardi di euro l'introito dell'Internet delle cose. Ebbene, tutto questo si sta facendo al buio, si sta facendo senza studi preliminari di settore, si sta esponendo 60 milioni di cittadini italiani a una vera e propria sperimentazione a cielo aperto e soprattutto lo si continua a fare in un momento critico come quello attuale, dove un virus sta frenando, sta bloccando e sta purtroppo mettendo diverse vittime nei nostri connazionali. Secondo me tutto questo non è assolutamente ragionevole. Però è anche vero che a Wuhan il 5G, l'internet delle cose, insieme all'intelligenza artificiale, ha dato una mano anche all'epidemia. Ma anche qui bisognerebbe aprire una parentesi abbastanza approfondita, nel senso che comunque tutto quello che viene spacciato e diffuso come progresso tecnologico di ultima generazione, in realtà per quanto riguarda le apparecchiature elettrobiomedicali, tutto questo si può fare benissimo anche senza radiazione wireless, la cablatura, la fibra,
tutto quello che è connesso si può fare tranquillamente senza irradiare urbi e torbi la popolazione, tanto più chi risiede in strutture ospedaliere dove gioco forte, ci sono delle persone che hanno dei seri problemi da un punto di vista sanitario. Quindi sì, è vero che eventualmente la tecnologia aiuta e può aiutare alcune forme di terapia sanitaria, ma è pur vero che lo stesso si può fare in maniera più protetta, in maniera più sensata, cablando e puntando soprattutto sulla fibra. Il motivo è molto semplice: il fatto che a Wuhan si sia sviluppato come epicentro iniziale questo virus che sta flagellando il mondo lascia molto pensare, proprio perché la città cinese è stata un po' pilota del 5G. Per la prima volta sono state installate ben 30.000 nuove antenne 5G in una stessa e unica città, per l'appunto Wuhan. Addirittura è stato utilizzato il sistema WiGig, che almeno per quanto riguarda gli obiettivi delle telco andrebbe a sostituire il precedente WiFi. Parliamo di una relazione a 60 GHz. Ecco, questo è qualcosa che francamente, oltre a non avere precedenti, soprattutto da studi preliminari, ha lasciato molti osservatori nel dubbio, nella perplessità, ovvero sia, ma allora il 5G può essere correlato alla diffusione del coronavirus? Proprio perché la città di Wuhan, che nel mese di ottobre ha ospitato, ricordiamolo, i giochi militari internazionali, quindi da tutto il mondo i militari sono andati proprio in quella cittadina ad effettuare una sorta di olimpiade belliche, mettiamola così, ebbene la città di Wuhan è stata soggetto di un'implementazione senza precedenti: 30.000 antenne, WiGig a 60 GHz, e subito dopo pochi giorni, dopo neanche un mese, è cominciata l'epidemia del Covid-19. Ecco, esattamente questa è la cronistoria, e da qui, secondo me, gli scienziati dovrebbero partire per approfondire meglio la questione. Mi perdoni la domanda, ma noi sappiamo che per il 5G c'è bisogno di una piccola antenna ogni 100 metri, quindi 30.000 antenne per una città di 11.000, di 11 milioni di abitanti sono poche, sono. Quindi, ci spieghi meglio come funziona questa tecnologia? Ma allora, da un punto di vista concreto, dobbiamo fare un discorso diverso per quanto riguarda le stazioni radiobase, che sono fondamentalmente le grandi antenne che noi anche qui in Italia ovviamente conosciamo, spesso posizionate sui tetti dei palazzi, e le microcell, le smart cell, che sono invece quelle pensate per irradiare, ad esempio, dai lampioni della luce, dai semafori, punti pubblici posizionati appunto ogni poche decine di metri. Ebbene, ad esempio, a Wuhan i dati ci dicono che delle 30.000 antenne, 3.000 sono quelle stazioni radiobase, quindi le antenne quelle più grandi, quelle spesso sui tetti dei palazzi, e 27.000 quelle installate ovviamente sui lampioni della luce. Questo fondamentalmente per quale motivo? Perché ad esempio il bisogno di un'irradiazione, diciamo output, quindi che arriva da un'antenna maggiore, per poi essere tra virgolette rimbalzate da antenne più piccole, le smart cell, che vanno a seguire come fosse un occhio di bue, pensiamo a una scena teatrale, tutto il teatro oscurato, l'occhio di bue che segue l'attore. Ebbene, quella è la smart cell che con l'irraggiamento, con l'irradiazione, va a seguire il device, cioè va a seguire l'elettrodomestico piuttosto che il telefonino, piuttosto che ogni altro oggetto connesso in rete. Quindi è proprio questa l'operazione che viene fatta: quindi dalla grande antenna rimbalza sulla piccola, e la piccola poi segue pedissequamente lo spostamento del device, quindi del telefonino. È esattamente questa la procedura, che è completamente diversa rispetto agli standard precedenti 2G, 3G e 4G, dove invece l'irrazione viene fatta praticamente ad ombrello, cioè ad ampio respiro, ad ampio raggio. Invece in questa tecnologia, il 5G, è proprio l'oggetto singolo, quindi il telefonino singolo, piuttosto che un elettrodomestico, piuttosto che un'altra apparecchiatura connessa, ad essere seguita dall'irradiazione, quindi in radiazione soggettiva. Ok, grazie per questa spiegazione.
Le volevo chiedere, domenica scorsa noi abbiamo pubblicato una conferenza del dottor Thomas Cowan che ha ripreso gli studi di Rudolf Steiner. E, partendo appunto dalle riflessioni di Rudolf Steiner, il dottor Cowan ha individuato delle analogie temporali tra l'apparizione delle epidemie o pandemie su scala planetaria e le fasi storiche di innalzamento dei campi elettromagnetici. Certo. Per esempio, lui ci dice che nel 1917 c'è stata l'introduzione delle onde radio. Come ha reagito la popolazione? Nel 18 è scoppiata l'epidemia della spagnola. Quindi, anche in questa fase, con l'introduzione del 5G, potrebbe essere arrivato questo Covid-19. Lei cosa ne pensa? Ma queste teorie fanno riferimento a un bel libro pubblicato in America da Arthur Schlissenberg, che proprio spiega in maniera cronistorica come nei vari passaggi epocali, con l'avanzamento del progresso tecnologico e soprattutto dell'irradiazione elettromagnetica, di pari passo si siano verificati nei vari momenti storici pandemie piuttosto che altre malattie che non avevano trovato precedenti e quindi è sicuramente una teoria che trova anche un sostegno, un supporto da un punto di vista storiografico e questo è un passaggio ulteriore, un tassello ulteriore su cui evidentemente chi è deputato anche a tracciare degli studi epidemiologici, attenzione, questo è un aspetto molto importante, visto che noi non abbiamo studi epidemiologici che attestano cosa possa accadere alla popolazione irradiata esposta a radiofrequenze, onde ionizzanti, che non dimentichiamocelo, dal 2011 sono classificati, secondo l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, come possibili agenti cancerogeni. Quindi noi non sappiamo di fatto cosa accade e quindi attraverso anche questo dato storico importante che accompagna l'evoluzione di epidemie e pandemie con lo sviluppo tecnologico di tecnologie a radiofrequenza, secondo me è un ulteriore spunto, elemento di riflessione per far sì che chi è deputato ad approfondire l'eventuale nesso possa esprimersi in tal senso. Cioè, lei ci sta dicendo sostanzialmente che non sono stati fatti dei veri e propri studi scientifici prima di immettere queste onde del 5G. Assolutamente no, assolutamente no. C'è un video che oltretutto è anche reperibile in rete e che per chi vuole sul sito dell'Alleanza Italiana Stop 5G lo può trovare, del senatore Blumenthal, un senatore americano, il quale in una in commissione d'inchiesta statunitense chiedeva espressamente ai big delle telecomunicazioni, ovvero sia coloro i quali avevano investito milioni di dollari su questa nuova tecnologia, quale fosse l'investimento invece da un punto di vista sanitario? La risposta è stata emblematica, zero. Non hanno investito nulla, non ci sono studi di settore, non sappiamo assolutamente nulla, tant'è che il senatore Blumenthal, chiosando nel suo intervento, ha detto esplicitamente stiamo facendo un salto nel buio. Ecco perché noi diciamo che non possiamo correre il rischio di tramutare e trasformare i cittadini italiani in vere e proprie carni umane, perché non si capisce il motivo, a differenza di altri prodotti commerciali, come ad esempio l'automobile, che prima di mettere sul mercato una nuova vettura viene testata, viene certificata, ci sono delle garanzie, tutto questo non viene fatto per le telecomunicazioni, con la scusa che il progresso tecnologico avanza prima della ricerca medico-scientifica e quindi la ricerca da andare dietro, magari ad attendere 10, 15, 20 anni prima di avere un responso su quelli che saranno e sono gli effetti di questa tecnologia, ebbene viene immessa sul mercato. Il governo italiano, questa è una gravissima colpa che noi imputiamo con l'Alleanza della Stop 5G al governo Conte, in primis all'ex ministro Di Maio per quanto riguarda il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, che hanno venduto all'asta per 6,55 miliardi di euro le nuove frequenze del 5G senza avere nel cassetto un parere sanitario previsto per legge del 1978. Tutto questo è assolutamente inconcepibile. Chi mai si prenderebbe la briga, il diritto di entrare su un'automobile sapendo dal venditore che questa automobile non ha superato il test di valutazione? Chi comprerebbe un oggetto da dare poi al figlio, da dare poi magari alle persone alle quali vuole bene o da usare lui stesso H24 sapendo che quell'oggetto, quello strumento già
possibile agente cancerogeno, perché così ci dice la IARC, nessun tipo di valutazione preliminare. Tutto questo, secondo noi, è assolutamente inconcepibile e soprattutto delittuoso laddove in una fase emergenziale come quella attuale che stiamo vivendo in Italia con questa epidemia paradossale, il governo sta continuando ad investire e ad andare avanti sul 5G. Lo vediamo anche nell'ultimo decreto, nel cosiddetto decreto Cura Italia. Si continuano ad investire centinaia di milioni di euro nella digitalizzazione che può portare anche addirittura a robotica ubiquitaria, ma per quale motivo non si investe in prevenzione? Per quale motivo non si investe nella precauzione? Per quale motivo non si investe nella minimizzazione del rischio? Molto chiaro. Senta, dottor Martucci, le volevo fare una domanda molto semplice. Si parla molto di persone elettrosensibili. Una domanda semplice, però per alcuni versi anche complicata, perché alcuni di noi non sanno che ci sono delle persone elettrosensibili in Italia e nel mondo. Ci può spiegare di cosa soffrono, di quale patologie soffrono e perché si chiamano elettrosensibili? Allora, partiamo dal presupposto che l'elettroipersensibilità è una malattia ambientale altamente invalidante, una malattia ambientale immunoneurotossica, ovvero sia attraverso l'intossicazione dell'organismo, per lo più da metalli tossici e pesanti, come ad esempio il mercurio, l'alluminio, il cadmio e quant'altro. Un organismo risponde in maniera causa-effetto, come se fosse una sorta di allergia, all'impatto con l'onda elettromagnetica anche di bassissima intensità con una reazione multiorgano. Ad esempio, c'è chi avverte problemi di respirazione, c'è chi avverte problemi a livello cardiovascolare, chi accusa tachicardia, chi accusa perdita di memoria. Insomma, una risposta che purtroppo impone sempre più persone, soprattutto nei paesi occidentali, quelli più industrializzati, a doversi isolare, a doversi tirar fuori dalla vita della società moderna e contemporanea, proprio perché comunque l'irradiazione ubiquitaria non consente a questi soggetti di poter partecipare alla vita sociale. Purtroppo l'elettrosensibilità non è una malattia riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale, la riconosce invece la Regione Basilicata, la riconoscono anche la gran parte di quei circa 180 comuni italiani che hanno approvato atti per fermare attraverso la moratoria territoriale la sperimentazione 5G, dove citano espressamente questi comuni l'elettrosensibilità come malattia ambientale. È una malattia, è una patologia francamente che lascia perplessi. Lascia perplessi perché quello che noi oggi stiamo vivendo in Italia con il coronavirus, dove le persone sono costrette a vivere ai domiciliari, quindi una sorta di reclusione coatta all'interno della propria abitazione, ebbene, gli elettrosensibili lo vivono già da molto tempo proprio perché non possono frequentare i luoghi pubblici, non possono prendere gli autobus perché c'è il wifi, non possono prendere il treno perché c'è il wifi, non possono andare nelle pizzerie perché c'è il wifi, non possono entrare nei luoghi di lavoro perché l'irradiazione permanente delle radiofrequenze vivere in quelle condizioni. Tutto questo praticamente nei paesi dove c'è maggiore attenzione si va a creare anche attraverso delle politiche di precauzione delle zone bianche, delle zone libere da elettrosmog. Voglio ricordare la Svezia, ma voglio ricordare anche il comune di Ravensburg in Germania, dove interrogandosi sui pericoli del 5G è stata già individuata una zona, ovviamente quella di residenza dei cittadini colpiti, dove senza irradiazione elettromagnetica chi soffre di elettrosensibilità può avere gli stessi diritti e doveri delle altre persone. È una malattia invalidante. Dobbiamo, nel terzo millennio, quando le nuove tecnologie avanzano in maniera così rapida, pensare non più soltanto alle barriere architettoniche per i diversamente abili, ma anche alle barriere invisibili, alle barriere elettromagnetiche per chi soffre di elettrosensibilità. E dovremmo molto interrogarci sul termine, sul termine progresso, sul concetto di progresso a questo Esatto. punto. E le volevo fare un'ultima domanda, dottor Martucci. Roma è una delle prime città comunque in cui è stato sperimentato, si sta sperimentando molto attivamente il 5G. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma questa è una bella domanda perché poi in realtà quello che dovremmo aspettarci, dovremmo
di riflesso anche declinarlo nelle altre città come Milano, come Matera, come L'Aquila, come Torino. Ma insomma, sono tutte città dove dal 2017 in sordina, in maniera molto contenuta, si è iniziato a sperimentare il 5G. Oggi, purtroppo, soprattutto dopo la vendita all'asta delle nuove frequenze, questa nuova tecnologia sta montando in maniera sempre più massiccia, oltretutto continua ad avanzare proprio quando gli italiani sono costretti a rimanere all'interno delle abitazioni, si continuano ad installare i cittadini che hanno richiesto di restare a casa. Questo francamente lascia molto a pensare. Quello che noi dobbiamo aspettarci, beh, allora io a questo punto mi rifaccio a Martin Palla, che ho avuto il piacere di conoscere a Bruxelles quando lo scorso anno sono stato invitato al Parlamento europeo proprio a lanciare un grido d'allarme per quanto riguarda questa nuova tecnologia. Ebbene, Martin Palla University è un biochimico tra gli esperti al mondo, il quale ha detto, può sembrare una boutade, ma in realtà non lo è, che se il 5G dovesse essere attivato così esattamente come lo prevedono le compagnie telefoniche, ovvero sia una radiazione permanente e costante H24, 365 giorni l'anno, che andrà a colpire tutti, visto che l'Italia è stato concepito sul 98% del territorio nazionale, quindi con radiazione permanente obbligatoria, ebbene Martin Pall ha detto che nell'arco di 5-7 anni si può addirittura prevedere l'estinzione della specie umana. Noi su questo dovremmo riflettere proprio perché nello scorso mese di dicembre lo stesso ministro Pisano dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione ha detto anche lui, anche lei chiaramente, che la specie umana è a rischio, ma non ci ha spiegato per quale motivo è a rischio. Ha detto che la salvezza poteva arrivare da salvarci, dando questa apertura transumanista a un'ideologia che praticamente va esplicitamente contro la natura. Secondo me, quello che dobbiamo prendere realmente in considerazione è l'appello che lancia Martin Pall, che ripeto è uno dei più importanti a livello mondiale, che studia l'interazione elettro-smog, esseri viventi e ecosistema. Dobbiamo capire che se un progresso è nocivo, è pericoloso per la Terra, per l'umanità, per tutto quanto l'ecosistema, non possiamo correre il rischio di continuare ad andare avanti fregandoci di tutto quello che invece la ricerca indipendente medico-scientifica, che dice esattamente l'opposto delle ricerche finanziate da chi ha interesse a sviluppare il business. Un'intervista non rassicurante per tutti quanti noi e la ringraziamo molto, dottor Martucci. Grazie. Grazie, grazie Grazie a voi. arrivederci.